Grazie. Chi è? Mi scusi, disturbo? No, no, venga, venga. Cosa c'è scritto? Scritto dov'è la vera bellezza? E per te dov'è? Guarda, in realtà non lo so ancora, spero di trovare un aiuto in questo regalo. Ciao! Diana, mamma, che io vado! Cos'è quello? È un regalo che ho ricevuto. E il biglietto? Dovrebbe centrare con lo specchio, però... non so. Ah. Vabbè, io vado. Ciao, ciao. Buona serata. Dove sta la bellezza? Effettivamente c'ero io nello specchio. O mio riflesso. Qualcosa di mio. È qualcosa tra me e l'oggetto. È in me. Cos'ho di speciale che... Scusi. Grazie. Uno spartito, la musica. Come mi piace la musica. Il suono. L'armonia che percepisco, la percepisco anche dentro di me. Questa percezione di proporzione e armonia è corrispondenza tra la mia ragione e le caratteristiche dell'oggetto. Una sinfonia, una composizione. Il loro ordine però è evidente a tutti, ma allora l'armonia è una relazione oggettiva. È l'armonia bellezza? Nello specchio c'ero io. Ecco cosa intendeva. La bellezza è qualcosa di mio, è corrispondenza soggettiva che possiede una profondità personale. Uno specchio. Chissà che cosa ci potrei fare. Potrei metterlo in camera o in bagno. Alla fine mi serviva. Mi serviva. Ma per che cosa? Magari pensava mi servisse a qualcosa. Perché me l'ha regalato? Perché me l'ha regalato? Però lo specchio è abbastanza bello. Cos'è che mi aveva scritto del bello? Poteva regalarmi un fiore, questo sì che è bello. Quindi è qui il bello, nel colore, nei petali, nel profumo, nel fiore. A chi non piacerebbe questo fiore? O un fiore in generale? Del resto, la bellezza sta dentro al fiore. Ma quel fiore è sempre stato così? No,
Prima era un seme, quindi quella bellezza non potevo ancora vederla. La bellezza è solo nel fiore o anche prima? Era già presente nel seme, un seme di bellezza pronto a sbocciare. Questa è la mia risposta. E questa è la mia.